Grazie, prego, consigliera Vivarelli, risponda alla Sì, richiesta. Riteniamo quest'atto ridondante in quanto abbiamo già votato due atti a unanimità in quest'Aula e l'ultimo dei quali in occasione del Consiglio straordinario proprio riguardante questo tema, case di Ostia, case popolari in fitto passivo ad Ostia. Fra gli impegni c'era anche ad istituire un tavolo di confronto con l'assessore Capitolino, il presidente del municipio e le rappresentanze qualificate degli inquilini. Chiarissimo. Oltre a non è un intervento, era semplicemente per... Quindi... Volevo dire che comunque ci eravamo anche presi l'impegno poi di convocare una commissione sul tema che è già calendarizzata per i primi di febbraio. Grazie. Perfetto, grazie. No, consigliere...